Ciao ragazzi, io sono Luca e questo è Dream Corner, lo show in cui io ogni settimana parliamo di come preparare, migliorare e servire i nostri drink. Per celebrare Halloween, oggi Hannibal Lecter. L'Hannibal Lecter va servito all'interno di un Collins, un bicchiere da 33 cl circa. Non importa che voi abbiate un bicchiere con questa fattezza, ma con la stessa capienza. L'occorrente che andremo a utilizzare per preparare il nostro Hannibal Lecter è il seguente: rum al cocco, tequila, sweet and sour, succo d'arancia, succo di mirtillo rosso o cranberry, succo d'ananas. La tecnica che utilizzeremo per preparare il nostro Hannibal Lecter si chiama Mix and Pour. Questa tecnica prevede l'utilizzo di un Boston e di uno spindle mixer. Purtroppo lo spindle mixer è uno strumento professionale e in casa non l'abbiamo. Di conseguenza utilizzeremo un highball. Ora, per preparare il nostro drink, prendiamo il Collins, il nostro bicchiere Collins, e lo riempiamo di ghiaccio all'incirca a metà, in questa maniera. Così. Ora il drink andrebbe preparato molto velocemente in modo tale che il ghiaccio all'interno del bicchiere non si sciolga. Noi cercheremo di fare il più presto possibile. Per preparare il drink prendiamo il nostro Boston. E all'interno del Boston andremo a versare gli ingredienti che compongono l'Hannibal Lecter. Andremo a versare un'oncia di rum al cocco con un bubble foam. Bubble 2, 3, 4. Un'oncia di tequila, quindi un bubble foam anche di tequila. Bubble 2, 3, 4. Un'oncia di sweet and sour. Bubble 2, 3, 4. E poi un'oncia di succo d'arancia, un'oncia di cranberry o succo di mirtillo rosso, un'oncia di ananas, succo d'ananas. Ora, il Boston era vuoto, dentro non c'era ghiaccio. Questo è importante perché la tecnica del mix and pour prevede appunto il mixaggio degli ingredienti senza l'utilizzo di ghiaccio. Ora, dato che non abbiamo lo spindle mixer, l'andremo a shakerare chiudendo il Boston con il nostro highball, in questa maniera. Shakeriamo energicamente all'incirca per 10-15 secondi. Ecco qua. Apriamo il nostro Boston, riprendiamo il bicchiere Collins con dentro il ghiaccio e andiamo a versare il nostro drink all'interno del bicchiere stesso. Lo versiamo in questa maniera appunto per non schizzare i nostri commensali. Ora, per guarnire il nostro drink potremmo utilizzare una fetta d'arancia oppure uno slice di zucca, giusto per celebrare Halloween. Ecco qua, il nostro Hannibal Lecter è pronto. Questo conclude la puntata di oggi. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornato sull'uscita dei nuovi episodi. Se pensi che questo video possa piacere ai tuoi amici, condividilo su Facebook o Twitter. Lascia un messaggio sulla nostra bacheca per farci sapere quali argomenti ti piacerebbe che trattassimo nelle prossime puntate. Condividi con noi su Facebook le foto dei tuoi drink. Io sono Luca e questo è Drink Corner. Ci vediamo giovedì alle 18.